oggi vi portiamo alla scoperta dell'edificio regolatore del lago di Garda, un sistema idraulico importantissimo, estremamente efficiente, e dagli anni 50 regola le altezze idrometriche del lago di Garda. Proprio su questo edificio regolatore, chiamato anche diga di Salionze, avvengono appunto le regolazioni, si alzano o si abbassano le paratie affinché il lago di Garda possa crescere in volume, rimanere stabile o decrescere. In questo momento, per la situazione diciamo meteorologica che sta interessando questi territori, chiaramente la diga sta facendo uscire verso valle un quantitativo importante di acqua dal lago di Garda, adesso in questo momento circa 130 metri cubi al secondo. Questo serve a garantire quella sicurezza idraulica a monte e a valle affinché il lago di Garda non cresca eccessivamente in volume e quindi possa creare difficoltà ai territori afferenti. Nello stesso tempo questa diga sta usando la sua derivazione, cioè l'acqua che sta uscendo verso valle, dosata in modo tale che i territori a valle di questa diga possano ricevere queste grandi portate e chiaramente diluirle nel modo corretto affinché non arrechino danni al comparto chiaramente più a sud, quindi quello agricolo. È un gioco di equilibri importantissimo, molto delicato, fortunatamente gestito da enti estremamente competenti quali AIPO, che è l'agenzia interregionale del fiume Po, che da anni appunto gestisce e si coordina affinché venga sempre garantita la sicurezza idraulica. Questi grandi volumi di acqua, ripeto, circa 130 metri cubi al secondo oggi, che potrebbero essere anche variati in aumento se il meteo lo dovesse richiedere, stanno appunto fluendo verso valle, quindi da questo edificio regolatore lungo il Mincio, dove dopo a Pozzolo verrà diviso da un diversivo, quindi sulla sinistra avremo un nuovo canale che scarica effettivamente queste grandi quantitativi di acqua, e poi sulla destra il Mincio naturale, così chiamato, che discende chiaramente verso Mantova, i suoi laghi, e di conseguenza poi verso Governolo. Quindi un sistema idraulico estremamente complesso, assolutamente efficiente, che sta garantendo ancora una volta e anche in queste situazioni quella sicurezza e tranquillità che tutti noi auspichiamo di poter sempre avere e su cui contare. Vi lasciamo quindi con queste immagini, con questa visione in generale dell'edificio regolatore, e alleghiamo un link nel testo affinché possiate magari scoprire qualcosa in più di questo fantastico sistema che, come ho detto, ci garantisce la sicurezza.